Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7. Ci troviamo qui ad Autopolis per affrontare la seconda delle due gare aggiunte dedicate appunto alle Super Formula. Saranno 15 giri di fuoco. Tra l'altro questa qui non è solamente l'ultima gara della Super Formula aggiunta con l'ultimo aggiornamento, perché in totale erano due, ma bensì è l'ultima gara disponibile. Cioè poi non ne abbiamo più, le 5 gare aggiunte con questa le abbiamo completate tutte. Poi vedremo se è il caso di ributtarsi in The Human Comedy con gara 5 a Deep Forest, lì con le gruppo 4 e autostrada un po' un macello. Comunque, a parte questo, 15 giri ad Autopolis con 200.000 di ricompensa. Qua si portano a casa bei soldini, sono comunque 15 giri, la gara dura un bel po', eh. Allora, ho optato questa volta per la SF 2023 con motore Honda. L'altra volta abbiamo usato quella del 2019, motore Honda con la livrea Red Bull. Questa volta abbiamo questa qui con la livrea Ferrari. Mazza ragazzi, bellissima, eh. E direi che possiamo partire. Autopolis, sapete che mi sta qua come pista, raga. Non è che ci ho capito granché. Ho fatto un po' di giri per conto mio, giusto per imparare un po' le traiettorie, ma guardate, ve lo dico proprio onestamente, non me la sento neanche di provarla difficile. Non andiamo a normale, una gara chill, chill. I miei video su Gran Turismo non sono mai chill. Io comunque nel dubbio mi vado a mettere il PlayStation VR. Per quanto riguarda il setup, io vi faccio vedere sempre tutto. Non ho toccato nulla, raga, è completamente stock. A differenza del round dello scorso video dove abbiamo girato a Road Atlanta, eravamo con le dure. Io su Autopolis voglio andare sul sicuro. Ho messo le morbide e chi si è visto si è visto. L'avevamo fatta addirittura difficile. Qua, raga, onestamente da Autopolis non me la sento di rischiare troppo. Allora, ci facciamo un giro con questo FOV e poi vediamo se è il caso di cambiarlo. Con la benzina come siamo messi? Sicuramente ad Autopolis non piove, se mi ricordo bene. Più o meno ho capito qualcosa a livello di traiettorie, ma raga, sono abbastanza lento, ve lo dico, eh. Non mi va neanche di imparare onestamente su una pista del genere. A me proprio Autopolis non piace. Due DTC, vi ricordo, io queste auto le guido così. Mazza quanto mi hanno chiuso. Usiamo un po' di sorpasso. Cazzo, chiudimi un po' di più, non lo so. Ah, piccolo contatto. Come mai va così piano? Qua si buttano giù due marce, cordolo. Si allarga bene, troppo. Raggiungiamo il cordolo sulla destra. Molto bene. E no dai, forse è il caso di regolare il FOV. Non mi piace, raga, è troppo vicino. Cioè, cazzo, vuoi mettere? Guarda qua che bello. Tra l'altro sui modelli del 2023 l'alo c'è, eh. Cioè in realtà c'è anche su quelle del 2019, ma la parte centrale è praticamente invisibile. La benzina non serve da quello che vedo. Butta giù una marcia, sì. Fate il braking. Bello sto sorpasso. Su un po' di modalità sorpasso per le prime marce. Lascio. Qua si dosa bene. Dopo la metà della curva si dà tutto giù. Qua si frena al secondo cartello. È stato un po' lento, eh. In ingresso. Vai col sorpasso un pochettino. Lascio. Mamma mia, quanto va piano pure questo. O magari era fattibile. Oddio, quanto va lungo quello. Occhio. Ok, ha alzato il piede, bravo. Meglio non rischiare in certe occasioni. Stavo dicendo, forse era fattibile anche a difficile per quanto mi riguarda, ma ve l'ho detto, onestamente non ho provato. Ho fatto un po' di pratica per conto mio, giusto per capire la pista, che Autopolis proprio non me garba.
Ma non è che è una brutta pista, raga, semplicemente sono gusti, se non mi piace non mi piace. Perché alla fine, cavolo, con queste auto sono riuscito ad apprezzare pure i circuiti di San Croix. Cioè, ve lo ricordate il video, eh? Ho detto, sì, non mi piace, però sai, girarci con queste auto è anche divertente, poi. Occhio alla frenata. Mamma mia. Un po' di sorpasso. Cazzo! Ho esagerato io, colpa mia. Però sono una persona qui. Non piace perdere tempo. Questa è la parte più bella, forse. Cazzo, un po' lunghetti. Un po' di modalità sorpasso. Ok, allora togliamo qui la benzina, tanto non ci serve. Piuttosto metto radar. Tanto di sapere che giro lento con la tabella dei tempi proprio non mi interessa. Ma meglio portarla a casa e levarcela dai coglioni. Un po' di sorpasso. Lascio. Qua non metto la sesta. Non dovevo scalare in quel punto, ho sbagliato. Girala, girala, girala. Un po' di sorpasso. Lascio. Tutto giù. Come mai le auto hanno la luce dietro che lampeggia? Sta piovendo? No, non c'è la pioggia autopolis. O no? I mortacci tua. Ma quanto cazzo freni, brutto coglione. Usa un po' di sorpasso. Stavolta sono passato. Ma tampona e basta, cazzo. Adesso diamo una guardata a radar meteo. Girala, girala. Cazzo. Oh ragazzi, ma questi sono pericolosi, eh. La pioggia, ma da quando c'è la pioggia d'autopolis? Io sapevo ci fosse solo la notte. Dammi un po' di spazio, maledetto. Ma che non vinci la gloria eterna, eh. Solo una gara. Solo una gara, appunto. E chiude, ma che cazzo. Ma che incredibile, eh. Cioè mi ha buttato fuori completamente sto figlio di una zoccola. Bastardo pezzo di merda. Minchia, ma ha portato tutto fuori, mi ha portato. Ma sei impazzito? Minchia, nella realtà qua probabilmente esplodeva pure la macchina. Una botta del genere. Figlio di troia. Non abbiamo perso molto, eh. Per fortuna è una di quelle gare dove non ci sono i danni. Vabbè, Gran Turismo è fatto anche un po' a modo suo. Guarda, sto coglione. Prima ti portano fuori, che poi è stato sto figlio di troia qua davanti. Ecco qua. Ma no, io non ci credo, guarda. Ok, adesso vi mostro che cos'è il fair play. Adesso vi mostro che cos'è il fair play. Figlio di troia, toh, vai. Scusate. Ah, ma è una gara, cos'è? Una death race? Figlio di troia. Vattene fuori, pezzo di merda. Ci vediamo ai box, tanto da là devi passare. Questa è una pista, se non passi dai box non puoi fuggire.
Che poi il radar dice che piove, ma non c'è nessuna pioggia qua. Anche l'umidità della pista, lì l'indicatore non dice niente, non dice. È vuota. Anche se in realtà qualche goccia sta cadendo, eh. Non so se la vedete. Sì, sì, qualche goccia sta cadendo. Però, uè, le gomme ancora tengono. Io di certo non entro a mettere le intermedie. Questo è quello che volevo dire. Mazza quanto vado largo, però. A parte che, visto i trascorsi su Gran Turismo, io non è che mi fido molto che la dice che non c'è... non c'è acqua sulla pista, eh. Non so se vi ricordate una vecchia gara Spa, quella da 60 minuti, tutta buggata, che tipo pioveva, ma lì da radar non dava nulla. Non è che mi fido, eh. Anzi, lo sapete che io di Gran Turismo non mi fido proprio. Infatti la pista è bagnata. È solo che le... il coso lì non dice niente, non dice. Dobbiamo andare più cauti. Non è bagnata da intermedie, per carità, però... magari avessi informazioni migliori da sto gioco di merda. Se la pista è bagnata veramente o no, saprei se spingere come un dannato da asciutto oppure no. Perché questo non è asciutto, raga. Usa un po' di sorpasso, va. Contatto leggerissimo. Lasciano correre. Anche con le morbide si sottosterza tantissimo, eh. Vabbè che sono già distrutte praticamente. Che meteo di merda, figa. La pioggia è passata. Ho detto che non era da intermedie, l'avevo detto. Stiamo usando poco il sorpasso, eh. Girala, girala. Quanto tail breaking, raga, non avete idea. Qualcuno nei commenti ha manifestato tutta la propria disapprovazione della guida di queste auto col pad. Raga, lo so quanto è difficile. Tranquilli che lo so, ho giocato anche oggi T-Sport ed ero col pad. Uso un po' di sorpasso. Dai, dai, che lo stiamo prendendo. Vai, vai. Tutto giù col sorpasso. Prossimo giro vado ai box. Ok, abbiamo superato uno ai box. Siamo terzi. Sì, sì, prossimo giro vado ai box. Sto girando lentissimo, raga. I tempi sono osceni, ma... pazienza. Non mi interessa saper girare forte su una pista come Autopolis. La odio, raga, la odio. Che poi girarci con queste auto è divertente è un altro discorso, però in generale la odio. Tutto giù, un po' di sorpasso. Lascio, prendo un po' di scia. Occhio al secondo cartello. Sì, era un po' forzata la staccata per via della scia. C'è stato anche un contatto, ma nulla di grave.
Sì, questo penso sia il mio tratto preferito. Non abbiamo grip da asciutto, raga, eh. Cioè, proprio si vede. Lo sento io poi. Andiamo ai box. Minchia, l'ingresso ai box di Autopolis. Porca troia, un suicidio, cazzo. Allora, cambia le gomme. Ah, non avevamo più gomma poi. Minchia, guarda là, cazzo. E no, niente, non rifornire, va bene così. Un cambio veloce, veloce. Mi raccomando, come dei draghi, eh. Anche se la pista è ancora un po' bagnata, nonostante l'indicatore dice che sia completamente asciutta, eh. Ok, ci siamo. Non mi sto a spiegare come giro su questa pista, raga, perché sono inguardabile, eh. Oh, magari ci sono dei settori dove non me la cavo neanche così male, però in generale sono lento. Anche a vedere i tempi che girano su internet, sono abbastanza scandaloso, ma va bene così, un po' di sorpasso. Secondo cartello stacco. Tail breaking fino al cordolo. Tutto giù. Giù due marce. Cordolino. 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 E cordolino. Li abbiamo presi tutti. Boh, tecnicamente si fa così. Poi parola agli esperti. Ok, sta uscendo il sole. Prendo un po' di scia, un po' di sorpasso. Ok, la staccata. Un po' di sorpasso. Ma va come chiude, guarda il maiale. Tail breaking, cordolo. Un po' larghi, ho dato troppo gas. Minchia, va che bel sole che è uscito. Non so se qua in mezzo ci sono doppiati, ma ne dubito. Siamo in sesta posizione. Lì davanti abbiamo la quinta, quarta e terza. Manca qualcuno all'appello. Minchia, non so come l'ho evitato, raga. Occhio. C'è spazio. Non ci sono stati contatti. Quindi dalle mie parti si dice che va bene così. Un po' larghi, un po' larghi. Un po' di sorpasso, prendiamo anche la scia. Mancano 4 giri. Ce la faranno i nostri eroi? Dobbiamo andare come dei diavoli. Adesso l'asfalto sarà abbastanza asciutto, dai. Girala, girala, girala. Molto bene. Tutto giù. Sorpasso. Lascio. Tutto giù. Un po' di sorpasso. Stavo guardando quanto ho guadagnato sul tempo. Avete visto gli errori di merda come si fanno? In curva poi lo vado a guardare. Proprio un genio, cazzo. Girala, 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 un po' di freno.
Abbiamo lì il secondo e lì in fondo vedo anche il primo. Con la girata, con qualche errorino così, l'ansia da video, Non so se ce la facciamo, noi ce la mettiamo tutta come sempre. Dai, 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 dai. Un po' di sorpasso. Minchia quanto va piano, raga. E questo stava davanti a me. Ma come cazzo è possibile? Tutto all'interno. Usciamo larghi, tanto lui è dietro. Vai, 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 vai. Ecco il primo. Sta lì sotto, sta lì sotto. Un po' di freno per stare il più a destra possibile. La modalità sorpasso l'abbiamo finita, sì. Proviamo a prendere la scia, ultimi due giri. Occhio alla staccata. Cazzo. Brutto errore. A fare il coglione che guardo gli altri. Concentrati, concentrati. Ma secondo me da più concentrato a difficile ce la facevo pure, Poi, non lo so in realtà. Però dai, mi è sembrata già abbastanza combattuta normale, quindi in realtà non è che mi lamento, Minchia, in sta curva frenano un casino, frenano. Ruota, ruota. Potete capire quanto cazzo sto sentendo il caldo, raga. Giuro. Mi sa che mi comprerò un coprisedile, perché sennò sta postazione col sudore lo rovini tutto il sedile. Prossimo acquisto, dai, mica 5 secondi persi. Sì, c'è stata bagarre, quello che mi inchioda davanti. Di certo non facevo un giro migliore. Non mettere la sesta. Sbaglio, che qui scali in seconda. La devo mantenere la terza. Si scala prima di questa curva appena fatta. Girala, girala. Oh, tra le gare fatte in Super Formula, secondo me Road Atlanta rimane la migliore. Senza ombra di dubbio. Anche Watkins Glen non è stata male, Cazzo. Occhio. Minchia, raga, sento un caldo addosso, giuro, incredibile. Mega chissà nella realtà, con le auto, quelle tutte chiuse, tipo auto da NASCAR, in piena estate, come cazzo soffrono là dentro con la tuta e il casco. Cioè, minchia, non ci voglio manco pensare, io sto crepando qui in camera mia. Giro migliore abbiamo fatto 1.28. Fa abbastanza pena, nel senso. Però abbiamo sicuramente fatto giri peggiori. Sull'1.30 forse, cioè proprio cose scandalose, ma
Va bene così, ripeto, Autopolis non è una cosa che mi interessa in realtà. Eravamo naturalmente a difficoltà normale, si poteva fare a difficile. Sembrerebbe di sì. In parecchie curve andavano un po' piano, però non è detto, magari metti difficile, poi vanno come dei draghi, questo in realtà non lo so, non l'ho provata, quindi non ve lo posso dire. Comunque signori, a parte questo, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate, e nulla, con un prossimo video torneremo quasi sicuramente qua in missioni con Deep Forest, Raceway, gara da un'ora. Tra l'altro, come ho detto appunto poco fa, io non ricordavo manco ci fosse la pioggia d'Autopolis. Oh, ma non è che l'hanno aggiunta con qualche aggiornamento senza che veniva specificato? Io giuro, non me lo ricordo. Sono convinto al 100% che su Autopolis c'è la notte, ma che ci fosse anche la pioggia, in realtà non me lo ricordavo. Fatemelo sapere nei commenti, la pioggia d'Autopolis c'era già da quando è uscito Gran Turismo 7 o è una cosa che hanno aggiunto e non è stato specificato? Perché può anche essere in realtà, eh. Comunque, va bene, a parte questo, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.